Una forma di turismo che forse per noi può essere ancora, diciamo, ancora da scoprire, ma che a livello di Nord Europa invece è molto sviluppato. Cioè questo turismo particolare che ha contatto con la natura, con i luoghi particolari, quindi dove, ecco, il turista va alla ricerca del piccolo borgo, delle piccole oasi ambientali, di quegli angoli che il grande turismo, la grande, tra virgolette, distribuzione turistica non ti fa vedere. E quindi noi dobbiamo attrezzarci per recepire questa forma di turismo. Sappiamo che a livello nazionale siamo circa al 10% in più di aumento di presenze, stiamo parlando di circa 3-8 milioni di turisti che si muovono in plein air, significa 2 miliardi e mezzo a livello economico. Quindi, diciamo, che l'Abruzzo si vuole attrezzare in questo. Alcune fasce della popolazione, soprattutto gli anziani over 65, stanno subendo sempre di più dei reati, soprattutto le truffe. Abbiamo visto anche dei dati, la regione Abruzzo è la terza per il numero di reati consumati nei confronti degli anziani, e quindi riteniamo che, poiché la normativa nazionale presenta qualche vulnus, vogliamo integrare questa copertura a garanzia della sicurezza e della solidarietà nei confronti delle fasce più deboli. Abbiamo sì impegnato, quantomeno la Lega ritiene che bisogna metterci 1 milione di euro per fare questa tutela, che consiste in alcune iniziative, in particolare una sull'indennizzo per chi appunto subisce il reato di truffa, ma anche una serie di iniziative che andremo a finanziare per sensibilizzare, informare i cittadini affinché possano prevenire certi tipi di reati. Quindi incentiveremo i protocolli d'intesa tra comune e forze dell'ordine anche per controlli sul territorio, soprattutto in quelle zone più isolate, che sono quelle dell'entroterra abruzzese.